fin da quando ero parlamentare in carica, io lì l'ufficio l'ho avuto 20 giorni forse. Quindi è matto. No, non è che è matto, è bugiardo. È bugiardo. Senta, allora no, questa è bugiardo sul serio, adesso non lo metto in dubbio perché io sono lì da un sacco di anni. Allora, è un bugiardo, questo dice la Pivetti. Beh, avete visto il servizio? Lì si era all'interno di Montecitorio e sono gli uffici dei parlamentari che noi abbiamo. Insieme ai nostri uffici ci sono anche questi uffici che vengono dati in uso gratuitamente, perché pagano gli italiani, alla signora Pivetti, al signor Violante, al signor Bertinotti, al signor Casini, insomma tutti gli ex presidenti. Ma non sono questi gli unici sprechi. Perché guardi, negli emendamenti di cui parlavamo sulla spending review, dove c'è stata quella mia reazione per i giovani e per gli italiani, io mettevo il dito proprio lì, su quei palazzi, gli alti palazzi della politica e del potere italiano. Ma è mai possibile che a palazzo questa è demagogia. Scandella, allora, no, parliamo perché sennò diventa un comizio. Scandella, demagogia, che prendi per il culo la gente? Demagogia perché dei partiti. No, parliamo perché delle due l'una, o lei è un vero eroe popolare o è un demagogo, delle due l'una. Perché parlare dei giovani che oggi sono al 36,2% di disoccupazione, loro non sanno che, perché loro non hanno loro più il termometro, questi politici, questi parlamentari, perché questi parlamentari mica stanno, io stavo con i lavoratori della Fiat, ma comincia ad essere, comincia ad essere educato, comincia ad essere, a sentire gli altri quando parlano, allora, ma io, guarda, non devo avere nessun rispetto per te. Sai perché? Perché tu non hai avuto rispetto per il tuo ruolo, perché tu sei arrivato in Parlamento, sei stato eletto con il PDL, con l'UDC, il giorno dopo sei passato con il PDL, poi il giorno dopo sei ritornato ancora nell'UDC, poi sei andato, adesso dove stai? Adesso siamo iceberg. Ti abbiamo perso di vista. Allora, io per la verità, poiché non sono uno che pensa alla propria poltrona, io sono in Parlamento per stare vicino ai cittadini, non per fare il giro della giostra per vedere come rimanere in piedi. Allora stare vicino ai cittadini, però non fate il discorso fra di voi, perché la gente deve capire, non hanno contezza del paese, di quello allora che sta succedendo. Allora questi politici, se fossero stati come ci vado io, che se tu non con sai, i lavoratori della Fiat, come cazzo di ti permetti a parlare? No, però adesso allora, ti permetti io, a Termini Imerese c'ero io con i lavoratori della Fiat quando hanno occupato l'agenzia delle entrate. Davanti ai cancelli dell'Irisbus di Avellino, l'altra fabbrica della Fiat che hanno chiuso, c'era il sottoscritto che raccoglie tra i cittadini, tra le ansie e le paure. Questo c'entra perché voi così dovreste fare la politica. Ma tu cosa sai la politica di dovreste farla. Ma tu come ti permetti? Come sai di me degli altri parlamentari? Ma scusami, cosa sai tu di me degli altri ma vuoi evitare di essere un prepotente? Ma allora, tu cosa sai evitare di me degli altri parlamentari? Allora, ma non mi interessa sapere di te, non mi interessa sapere nulla. E allora come ti permetti? Il tuo giro della giostra. Come ti permetti? Io voglio dire, come fai? Che puzzi di latte nei miei confronti, come ti permetti? Sì, lo so, perché tu sei uno di quelli come Casini. E sei fatto un culo così nella vita, tu non sai cosa vuol dire lavorare. Pisano, tu non sai cosa vuol dire lavorare. Allora, guarda. Fai teatro politico. Allora, io innanzitutto con il mio lavoro guadagnavo 3 volte di quanto guadagno oggi da deputato. E che lavoro era, scusi? Che lavoro faceva? Io faccio l'assicuratore. Bella roba. E quindi per questa ragione bene, io lavoro e ho sempre vissuto del mio lavoro, a differenza di tanti politici che invece stanno lì e campano di politica, perché poi questo è il vero problema. Cioè questi vogliono stare 5, 10, 20, 30 anni. Ormai hanno preso... C'è un usucapione, direttore, sulle istituzioni, sul Parlamento. Cioè questi vogliono rimanere a vita lì. Perché dici questo? Ed è il problema, sai qual è? Scusi, ma perché il problema, sai qual è? Okay. Allora, se loro invece la politica la facessero... Hai detto che non veniva più il Parlamento, ma non veniva a fare Cassini. Sai, il Parlamento... Pro Cassini, e dovete rispondere alle domande dei signori. Qua non è un comizio, è un dibattito. Dovete rispondere alle domande degli opinionisti. Sai perché io sto in Parlamento? Scusa, io me lo ricordo sindaco del PSI di un comune, da quanti anni in Parlamento. Parlare di questi politici quando si ricopre il ruolo dagli anni 80 mi risulta un po' strano. Mi faccia capire che vuol dire, l'annuncio è con questo mandato legislativo io non vado più a candidarmi perché spazio ai giovani, perché qui si parla degli altri come se già si è fuori dai giovani. Ma si è detto un mese fa che non veniva più in Parlamento ed è comparso fatto Casino. Cioè, insomma, da che le dici a me? Appunto, in effetti la sapevo autosospeso. Com'è questa vicenda dell'autosospensione? Perché
La differenza tra il sottoscritto e gli altri parlamentari, che io senza essere né condannato, né rinviato a giudizio, né indagato, perché non sto neanche... Indagato o non è indagato? No, io non sono indagato. Per in aver letto solo il mio nome su un giornale, non è arrivato l'avviso direttore, di garanzia. No, io invece non sono neanche indagato. Ragione, ragione, allora, io per la verità, poiché io mi riconosco nell'articolo 54 della Costituzione, che dice... che ogni cittadino che ricopre una carica pubblica deve farlo con onore. Allora, io voglio stare in Parlamento con onore. Vabbè, allora, è indagato o non è indagato? Io non sono indagato. Allora stia tranquillo, cioè faccia come gli altri. Sto tranquillo, perché se c'è su un giornale, compare una dicitura di discredito nei miei confronti, allora io prima vado a chiarire la mia posizione, perché su di me non ci deve essere neanche l'ombra del sospetto, altro che indagato, condannato, rinviato a giudizio. Prego? È stato sentito dal PM? No, perché io non sono... Allora, quei fatti non hanno rilevanza penale. Allora, io devo semplicemente agli italiani offrire quello che mi dice la Costituzione. Ma perché il giornale ha scritto queste cose? Questo devi chiederlo ai tuoi colleghi parlamentari che hanno organizzato questo dossier che l'aveva indagato. Questo falso che c'era un'indagine napoletana della magistratura pubblico che la riguardava. È il terzo dossier falso che hanno fatto. Su che cosa c'è questa cosa? Perché anche qui a Milano c'è un'altra inchiesta che sta concludendo verso un altro giornale ed altri politici, perché dietro ci stanno i politici. E io sapevo di dover mettere nel conto... C'è complotto? Che, e certo, perché io poi dimostro con gli atti e con i fatti, perché la mia attività è proprio quella di parlare sempre con cose concrete. La mia politica è fatta di cose concrete, perché quando oggi vedo che ci sono, ad esempio, direttore, i mutui... per l'acquisto delle case da parte delle famiglie. No, no, però dai, c'è stato non allarghiamo crollo, i temi, no, se no ci perdiamo, io devo andare a pausa. La poi. Mia politica qual è? C'è stato un crollo del 47% dei mutui per la casa, dei mutui una per la casa. Io 3 mesi fa, quando in Parlamento c'era un provvedimento che prevedeva la reintroduzione in un altro argomento e ci dimentichiamo di bancari. Allora, io devo chiudere. Posso chiudere perché sennò lei mi frega? Lei mi ha chiesto l'inchiesta? Dopo una breve pausa, perché se mi allarga troppo io ho dei tempi, che devo fare? Dopo la mia domanda però, eh? Sì.